L'Alessandria batte l'Olbia 2-0 e conclude il campionato prima pari merito col Varese, che per la differenza reti viene promosso direttamente in prima divisione, mentre i grigi dovranno disputare i play-off, come il Rodengo Saiano, il Como e lo stesso Olbia. Verso il 20esimo il Moccagatta ammutolisce per la notizia del vantaggio varesino sul Montichiari, ma poco dopo, il 24esimo, l'Alessandria va in vantaggio con Schettino, che conclude al meglio una pregevole triangolazione. Ci tenevo particolarmente perché c'erano i miei genitori in tribuna che sono venuti apposta da Napoli col nipotino che stamattina mi ha predetto, è venuto a svegliarmi e mi ha detto: zio, oggi mi fai un gol. E ho detto: zio, ci provo, ma non è facile. 10 minuti dopo Palumbo si fa ingenuamente espellere, rientra in campo senza permesso, ammonito, protesta ricevendo un altro cartellino dall'inflessibile arbitro Baratta. L'espulsione ci ha un po' penalizzati, venire a giocare qua in 10 non è sicuramente cosa facile. Loro hanno trovato subito il gol e quindi poi è stata dura gestirla. Però ripeto, da parte nostra l'obiettivo era andare dentro i playoff e niente, ci siamo. L'Alessandria al 17esimo della ripresa mette al sicuro la partita con Buglio, lanciato da Capitan Artico, 2-0. Non resta che aspettare il risultato di Varese. La curva nord prova a illudersi inventandosi reti inesistenti del Montichiari, battuto 2-1 dal Varese. Il presidente Gianni Bianchi rimpiange la mancata vittoria in casa col Varese, che avrebbe cambiato la classifica finale. Lì abbiamo avuto la sfortuna più incredibile con un arbitro che non ha segnato un fallo. Quindi per me è la partita che ci ha compromesso la vittoria finale. Onore all'Alessandria. In C1 sale il Varese, ma i grigi chiudono al primo posto il campionato, penalizzati solo dalla differenza reti. Ora si andrà ai play-off, ma confortati da una squadra in buona salute che a livello tecnico non è seconda a nessuno. A dimostrarlo è stato giudice unico infallibile, il campo. Una scenografia da brividi al Moccagatta, una delle più belle che si ricordino da molto tempo. In campo l'Olbia si scioglie nell'afa del pomeriggio alessandrino e presto dovrà tornarci da queste parti, perché i confronti incrociati hanno relegato i sardi al quinto posto. Primo quarto d'ora di studio con Matteo Sedartico, che provano a rendersi pericolosi, ma è dell'Olbia la prima ghiotta occasione. Palumbo da due passi non trova la deviazione vincente. Pochi secondi Matteo se serve a Buelli la risposta, palla alta, è il preludio al gol che arriva al 24esimo. Buelli innesca una bella triangolazione, Artico taglia la grande per Schettino che non fallisce. Esplode il Moccagatta. Poco prima arriva anche la notizia del vantaggio del Varese, ma i grigi continuano a premere. 33esimo, ancora Matteus protagonista, Righi ci mette i pugni e sventa. Al 34esimo la svolta, Palumbo protesta due volte e il signor Baratta gli sventola davanti un giallo dietro l'altro. Olbia in 10. 39esimo, show dei grigi, Buelli trova lo spazio per crossare, la botta al volo di Matteus finisce alta. Il Varese intanto raddoppia, ma i grigi nella ripresa sono bravi a chiudere i sardi nella loro area dopo aver rischiato grosso al quinto sull'incursione di Fedeli. Un minuto dopo doppia occasione per i grigi, prima con Matteus poi con Buglio, al nono ancora show di Matteus, Righi non si fa sorprendere, ma l'Alessandria al 18esimo chiude i conti con Buglio che triangola benissimo con Artico e trova uno splendido gol per il 2-0. Esplode la gioia del Moccagatta, da qui in poi accade poco o nulla. Intanto dagli spalti arrivano notizie contrastanti, qualcuno addirittura parla di una rimonta del Montichiari, azzardando anche la notizia del pareggio. Tutto falso, il gol della bandiera dei bresciani arriva solo al 90esimo, ma non servirà al Montichiari ad evitare i play out. Intanto al Moccagatta nel finale l'Olbia sfiora il pareggio e i grigi ci provano con Longhi. Finisce così, Alessandria prima ma costretta ai playoff, tifosi a far festa in campo per ringraziare una squadra che ha dato tutto e che comunque ha raggiunto uno strepitoso risultato. Ora gli spareggi, si inizia domenica 31 ad Olbia, ma in settimana la disciplinare dovrà pronunciarsi sul caso Rodengo, che rischia un punto di penalizzazione e di conseguenza rischia di trovare i grigi.